Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, con un video haul. Perché come ogni volta che vado a Milano sono riuscita a far danni. In più c'era il Black Friday, quindi potete immaginarvi. Ho qui davanti a me oggi un sacco di cosine a tema natalizio, ovviamente. Direi di partire subito da Primark perché ogni volta la tappa lì è d'obbligo. Partiamo con le cose assolutamente meno interessanti per voi, ma super utili per me. Sto parlando di questi cotton fioc appuntiti. Mi piacciono tantissimo questi per sistemare l'eyeliner o tipo le sopracciglia per andare a creare punte super affilate. Di questo ne ho preso due confezioni. E finalmente a sto giro mi sono ricordata di prendere anche una confezione di Invisibubble. Non so in realtà come si chiamano, io li chiamo con il nome che gli ha dato un brand, come si fa molto spesso anche con le spugnette per il trucco che vengono chiamate Beauty Blender, ma un brand nel senso. Questi sono i classici elastici, quelli di plastica a molla, li ho presi trasparenti perché erano gli unici che c'erano. Come potete notare, li ho già aperti. Questo è un elastico che ci ho messo io perché, appunto, vabbè, mi servivano. Facciamo un mini throwback ad Halloween perché ho trovato questa decorazione a fantasmino, tipo in pannetto, che era scontata del 50%. L'ho trovata a 1 euro, tipo là, da sola. Secondo me era una dimenticanza di Halloween. Che tra l'altro, quando ero andata per Halloween, non avevo neanche trovato il reparto, quindi mistero, non si sa. È super carino. Ho aspettato a farvi l'haul, adesso lo metterò nello scatolone di Halloween, così da non perdermelo in giro. Ultima cosina che ho preso da Primark. Calzini, questi sono super morbidosi. È una mini rennina con la cuffietta. Questi mi ricordano tantissimo i funghetti. Queste calze le uso tantissimo da stare in casa. Beh, ovviamente queste, cioè, non sono da uscire, sono proprio da stare in casa, quelle super morbidose, peluciose. Passiamo ora ad OVS e nel reparto make-up ho preso questo mini blush di Essence. Questa è la colorazione Befitting ed è tipo un pesca scuro leggermente marroncino. Ve lo faccio vedere sbocciato, come potete vedere è molto leggero. Quindi nulla, ho voluto provare questo anche perché i blush di Essence sono molto validi e costano strapoco, quindi ci sta. E come per Halloween che avevo preso il sapone a forma di teschio, per Natale ho voluto prendere questo a forma di omino di pan di zenzero. Anche la profumazione del sapone dentro sa proprio di gingerbread. C'era in varie forme, ne ero molto indecisa tra questo e l'alberello di Natale, era tipo un alberello verde tutto carino con la neve glitterata. È super carino, figo anche perché è una plastica rigida e una volta finito si può riutilizzare con un altro sapone. E ovviamente quello che andrò a fare io, che mi piace ad ogni festività avere il sapone a tema. Poi raga, che dire, ormai avete capito il mio amore per le candy canes, quindi quando sono andata da Maison du Monde e ho trovato questo, non potevo certo lasciarlo lì. È un bicchierone di questi di plastica con la cannuccia, tra l'altro anche la cannuccia è tutta a tema candy cane. A me piacciono tantissimo questi bicchieri, proprio anche esteticamente li trovo proprio belli. Questo qui ha dentro, non so se l'ho riuscita a percepire, ma c'ha tipo dentro un'acquetta. Forse dalla videocamera non si nota, però sì, vi posso assicurare che dentro c'è un'acquetta e ci sono immersi un sacco di glitterini che appunto quando si va a muovere il bicchiere si muovono tutti anche loro e danno questo effetto tipo neve glitterata, che c'è tantissimo. Come stampa ovviamente ha su tutte Candy Cane, Peppermint, bellissimo. Al tappo rosso trasparente che mi ricorda una caramella di gelatina. E sempre per restare a tema Candy Cane direi di passare a Piazza Italia. Non è assolutamente un negozio in cui faccio spesso shopping. Sono andata in realtà perché dovevo prendere un regalo e ne sono uscita con un sacco di shopping anche per me, a partire da questi elastici simili scrunchie che mi ricordano tantissimo le Candy Cane. Questo, soprattutto, questo mi ricorda un po' il colore tipo da elfo. E li ho pensati, ovviamente non li ho ancora aperti, però tipo per fare i codini bassi a tema natalizio. È un materiale, vi dirò la verità, che è un po' delicato perché si tirano molto facilmente i fili. Ho cercato di prendere il paio tra tutti messo meglio, però qualche filetto tirato ce l'ha già anche questo. Con questo materiale è una cosa un po' inevitabile, però erano troppo belli. Questo invece
sì, è un vero e proprio scrunchies. E sto parlando di questo, un marrone glitterato. Tra l'altro mi piace tantissimo questo colore. Di base marrone nero con questi glitter bronzo. Ha le cornine da renna tutte marroni glitterose. Anche questo l'ho pensato per una coda alta e vedere magari se riesco a far stare le cornine così. Sempre decorazioni per i capelli. Ho trovato questo mini cappellino con una mini spilla cappellino di Natale, ma il pezzo forte, raga, è la candy cane. Penso che non riusciate a percepirlo da lì, ma la parte bianca è tutta glitterata. È veramente, veramente carina. Magari questa anche per fare delle foto con le cavie potrebbero venire molto pucciose. Ormai nei miei video è di rito che a un certo punto arrivi la notifica: hai finito lo spazio sul telefono. Ora che ho eliminato l'altra clip, speriamo che sia sufficiente. Comunque ho rimasta che vi stavo facendo vedere questo top che appunto ho preso da Piazza Italia, ma ve lo sto facendo vedere un po' così, ma dalle clip lo starete sicuramente vedendo meglio. È super morbidosa, a parte che amo il colore, c'era sia così che in nero, però ho preferito prenderlo bordeaux perché mi piace tantissimo questo colore. È tipo in velluto, è super super morbidosino. Come potete vedere nella parte finale ha l'elastico tipo tuta, che però mi piace molto come sta, perché non lo so, la va a rendere un po' più particolare. E per quanto riguarda la taglia, questa è una SM. Le uniche taglie che c'erano erano appunto SM o LXL. Per farvi capire, ma come saprete sicuramente se avete visto degli altri miei haul, io solitamente porto una XS in generale, e questa comunque mi va bene. Quindi per quanto riguarda la vestibilità direi che copre abbastanza taglie. Vi faccio vedere in questo haul anche queste cornine che mi erano arrivate un po' di tempo fa da AliExpress, ma non ve le ho fatte ancora vedere. Sono semplicemente delle spillette a forma appunto di mini corna da cerbiatto circa, con il peletto bianco, le orecchie super morbidine, le trovo molto 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 cute. Passiamo ora a Shane. In realtà mi sta tenendo il pezzo super forte per ultimo. Sì, lo so che di solito per quanto riguarda Shane vi faccio haul dedicati, però ho poche cose, quindi sarebbe venuto un video di letteralmente un minuto. Direi di partire dalle tips. Ne ho presi 3 set, tra cui uno Halloween. Sto parlando di questo, è super carino. Ne ha alcune arancioni tutte glitteratine, le altre tipo un rosino nude pescatino, e su alcune c'è anche la stampa con le zucchette. Questo sarebbe stato figo se mi fossero arrivate in tempo per Halloween, però vabbè, ho risolto con unghie che mi ero fatta io. Ho preso poi queste simili in realtà a queste che avevo preso sempre su Shane, che vi ho fatto vedere in un altro haul, tutte ombre. Queste sono fucsia e azzurre, mi ricordano molto Harley Quinn di Suicide Squad. E infine queste, che io le chiamo effetto tipo coleottero, che sono quel verde un po' cangiante. Ho anche degli ombretti con questo effetto e mi piace tantissimo. Se vi ricordate, per Halloween avevo preso la fascetta da makeup skincare nera con le cornine da diavolo rosse. Per Natale ovviamente questa renna, super bellina, super morbida. Ho voluto prendere un corpettino underbust. Questo in realtà è semplicissimo, nero appunto underbust, quindi sotto il seno. Mi mancava un corsetto così, super easy. Ne ho tantissimi, però sono tutti super particolari. Questo è proprio super semplice. C'era anche su AliExpress, però su AliExpress arrivava fino alla S, mentre invece questo è una XS. Anche questa sempre da Shane. È una cintura corsetto, come potete vedere la parte dietro ha i bottoni, quindi molto comoda da attaccare. Ha tutto l'elastico e la parte davanti è tipo in PVC nero. E la particolarità è che il laccio è olografico, non è bianco normale. E a far compagnia all'altra di Shane abbiamo anche questa, che ha un concetto più o meno simile. Nel senso, questa si apre da davanti con il velcro, si apre così. Questa ha effetto finta pelle e ha le bretelle, perché va appunto messa sotto il seno e dovrebbe dare tipo l'effetto di bretelline appunto. Questa l'ho presa da Bershka e c'era disponibile nelle colorazioni sia nera sia marrone. Bene raga, direi di passare al pezzo forte che avrete sicuramente intravisto dalla copertina del video, e sto parlando di Bath & Body Works. Da questa busta viene fuori un profumo che non vi dico neanche. In realtà ho preso questi prodottini in due volte, perché una volta ho voluto prendere 3 acque e 3 creme, adesso vi farò vedere, che c'era la promo prendi 3 paghi 2, mentre la seconda volta che sono andata c'era tutto, raga, tutto.
sconto al 40%. E quindi ho completato il mio shopping. Direi di partire dalle prime cosine che ho comprato, ovvero queste tre acque profumate in versione mini. Questa, come dice il nome, è alla vaniglia, si sente tantissimo, proprio che è vanigliata. Sapete poi, vabbè, che io non sono per niente brava a descrivere le profumazioni, quindi insomma prendete le mie parole un po' con le pinze, però se vi dico che è dolce, credetemi, su questo potete starne sicure. Mi ricorda una vaniglia, però non la vaniglia classica, proprio una vaniglia natalizia, mentre questo sa di mela caramellata, anche questa dolcissima. È stato subito amore, ovviamente, con la Twisted Peppermint. Cioè, raga, non c'è neanche bisogno questa che ve la stia a descrivere troppo, è Candy Cane, menta dolce. Questa è la profumazione che so che a tantissimi non piace, la menta dolce. Solitamente o la si ama o la si odia, io sono nel team amore profondo. Questa veramente ve la so descrivere proprio bene perché è quello, eh. Della stessa profumazione di queste tre acque profumate ho voluto prendere in combo anche le cremine, che magari ve le posso anche far vedere dritte. Hanno i pack tutti olografici, questo soprattutto è quello che risalta di più, e le profumazioni sono esattamente le stesse delle acque profumate. Quando sono tornata, che appunto c'era il 40, invece ho voluto prendere altre due acque profumate, e sto parlando della Snowy Peach Berry. Questa è buonissima, anche questa ovviamente super dolce, sa proprio di pesca e frutti rossi. Stranamente questa sono riuscita a descrivervela, è molto buona. Cioè, ovviamente vi devono piacere queste profumazioni super dolci. Ho optato per la mini, ma queste due le vorrei veramente prendere in full size. Mi sarebbe piaciuto tantissimo prendere anche la mini al cocco. Era tipo Frosted Coconut. Sapeva tipo di cocco, ma vanigliato. Io è andata fuori di testa. Ho scoperto che purtroppo di quella fragranza non fanno la mini size. Non c'era neanche la crema mani, proprio non la facevano. E l'acqua profumata, vi dico la verità, l'avrei presa anche in full size. Ma era finita! Quindi nulla, di quella profumazione non sono riuscita a prendere nulla. Mi dispiace tantissimo perché era strabuona. Però ho preso la Warm Vanilla Sugar, che questa è una profumazione che c'è sempre. La stavo puntando da tantissimo, perché ogni volta andavo lì, l'annusavo, buona, buona, e mai che la prendevo. Sto giro mi sono decisa. Questa è proprio super vanigliata, però è molto diversa, raga, rispetto a questa. Sono tutte e due alla vaniglia, ma sono completamente diverse. Questa, come stavo dicendo, ecco, mi ricorda, sì, una tipo caramella alla vaniglia, mentre questa è una vaniglia più sensuale. Ho voluto provare a prendere anche un sapone mani. Questo è la versione foaming, ovvero dovrebbe tipo fare la spuma. Ho preso la profumazione Sweet Cinnamon Pumpkin, sa letteralmente di zucca alla cannella dolce. Questa in realtà non vi so dire se era una limited autunnale, più che altro perché nel negozio in cui sono andata io, ovvero quello di Arese, avevano varie cose ancora dalla linea di Halloween, avevano ancora molte candele e il sapone with apple, mi sembra, che era bellissimo. Però purtroppo la profumazione non mi faceva impazzire, quindi niente, non l'ho preso. Ho preso però una candela gigante di questa tre stupini, che al 40% secondo me era super conveniente. Ho voluto prendere la Girlfriend, che tra tutte era la mia preferita. Mi piaceva molto anche quella alla cannella, era tipo col pack nero arancio con tutte le zucchette, non mi ricordo assolutamente il nome ovviamente. Però alla fine ho optato per questa, perché anche quando l'avevano usata la prima volta me ne ero innamorata subito. Questa è una profumazione ovviamente dolce, ma cioè raga, da me non vi potete aspettare profumazioni troppo floreali, fresche, magari un po' di fruttato sì, perché mi piace tanto anche quello, però principalmente dolci. Ok, qua sotto c'è scritto appunto di che cosa dovrebbe sapere fragole oscure. Mi sembrava di sentire qualcosa tipo di frutti un po' fragoloso. Peonia fantasma e spine chilling citrus. Buonissima, io ne sono ossessionata. Raga, il top, cioè, vogliamo parlare di quanto è bello questo top con tutto la trama della ragnatela. Io innamorata, letteralmente. Rieccomi con make-up e acconciatura diversa. Tipo un paio di giorni dopo che ho registrato il video mi sono arrivate altre cosine, quindi siccome mi sembrava inutile farci un video posta per letteralmente quattro cose, ho preferito fare un'altra clip e integrare tutto quanto in un video haul unico. Mi è arrivata una Yankee Candle, questa è natalizia di quest'anno, è la profumazione North Pole. L'ho presa nella giara grossa anche perché penso che ci fosse disponibile
disponibile solo in questo formato. Ha un profumo, raga, che mi fa letteralmente impazzire. Mi ricorda un sacco anche tipo la menta dei cioccolatini, quelli in mente cioccolato. Ho scoperto tra l'altro che questa profumazione non è inedita di quest'anno, ma è stato un best seller di Natale 2009. Quindi questa appunto è una riedizione di quest'anno. Sono contenta che l'abbiano riproposta, perché io nel 2009 non conoscevo Yankee Candle. Non era assolutamente un brand in hype qui in Italia, penso fosse appunto solamente in America. Ed essendo una profumazione che amo, sono super contenta. Qualche anno fa avevano fatto una profumazione simile, ovvero Candy Cane Lane. Io di quella profumazione ho alcune tartine. È sempre Candy Cane, però è un po' più diverso. Questo è più alla menta, quello è un po' più dolce. Io li amo entrambi e spero che in futuro rifacciano la giara grossa anche di Candy Cane Lane. Sempre per restare a tema candele, ho preso questa giara. È tipo la dimensione media di quelle di Yankee Candle, spero intenderci. Questa non è assolutamente di marca, l'ho presa in un negozio cinese qua vicino. Però ha la profumazione che mi piace molto. Questa è lo zucchero di canna. Sa letteralmente di vaniglia. Questa non profuma quanto una Yankee Candle o quanto una candela di Bath & Body Works, per intenderci. Ha chiaramente un prezzo molto differente. Appunto per quello che costa trovo che sia buona. Passiamo ora a Vinted, dove ho trovato questo top stile un po' cheerleader, streghetta, che era di una collezione di Halloween di tantissimi anni fa. Purtroppo al tempo non ero riuscita a prenderlo e mi è sempre rimasto qua, roba che ogni anno speravo che lo riproponessero, visto che ogni tanto H&M nel periodo di Halloween ripropone così vecchie collezioni. Ovviamente questa non l'hanno mai più rifatta e quando su Vinted l'ho trovata nella mia taglia tipo a 5 euro l'ho presa subito. Infine il prodottino uscito veramente da pochissimo, lo sto anche indossando in questo momento, vediamo se avete indovinato o comunque pensate di aver indovinato. Stoppate ora il video e scrivetemi nei commenti che cosa pensate che sia. Bene, spero abbiate fatto. Comunque sto parlando del nuovo glitter quad di Nabla. Glorious Light con queste quattro cialde di glitter passati. Sono bellissimi. Io oggi sto indossando Leo, ovvero questo glitter qui, che in realtà è un duochrome, treochrome anche, verde, oro, bronzato, è stupendo. E con un altro look un po' più sul freddo ho già provato anche Divine e vi devo dire che anche quello mi è piaciuto tantissimo. Appena uscita questa palettina l'ho comprata subito, anche senza vedere degli swatch, niente. Mi sono fidata ciecamente perché io amo questa formula di glitter. Ho infatti anche le altre due palettine e mi piacciono tantissimo. Difatti su questa tipologia di glitter ci sono pareri molto discordanti tra di loro, ovvero ci sono persone che amano il fatto che ci sia nella stessa cialda glitter sia grandi che piccoli, altre che odiano questa cosa. Io ovviamente, come vi ho già detto, la amo, mi piace tantissimo perché trovo che faccia un effetto veramente bello e particolare, perché sinceramente non ho mai trovato altri glitter comunque di ottima qualità come sono questi di Nabla, che abbiano al loro interno un mix sia di glitter grandi che di glitter piccolini. Fatemi sapere con un commentino giù nell'info box qual è stato il vostro pezzo preferito e soprattutto se come me siete fissati con le profumazioni super dolci. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i miei link per andare a seguirmi sugli altri miei social. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!